I ragazzi della Juniores di calcio a 5 del Castro Umbianelli vincono ancora sul campo amico. Questa volta è toccato ad un avversario molto quotato come il Deportivo Salandra. Pronti e via, e Panbianco porta subito avanti i padroni di casa al secondo minuto di gioco. I giovani ragazzi del Deportivo non sono entrati in partita e subiscono la seconda rete grazie al tiro di De Luca dalla distanza. Ancora De Luca al sesto minuto, sempre dalla distanza, segna il gol del 3-0. Quando tutto sembra facile per i padroni di casa, arriva al settimo il gol di Carlo Magno che riapre la partita. La segnatura dà coraggio agli ospiti che prima centrano un palo esterno e poi accorciano ancora con Puzzutiello. Il ritmo non è elevato, il Castrum prova a riprendersi il doppio vantaggio che dopo alcuni tentativi arriva al sedicesimo con un bel gol di Panbianco. Sul 4-2 la partita si trascina fino alla fine del primo tempo con il Deportivo che prova ad accorciare, mentre i padroni di casa sbagliano due occasioni nitide per portarsi sul 5-2. Nella ripresa la partita prende ritmo e dopo due interventi strepitosi del portiere ospite arriva il gol del 4-3 del Salandra, sempre con Puzzutiello al minuto 8. La partita resta molto equilibrata con i due portieri che si prodigano nell'inchiodare il risultato su 4-3. Ma al 17° minuto Panbianco sigla il gol del 5-3 contestato dagli ospiti per un presunto fallo di mano sull'azione di ripartenza che poi ha portato al gol. I padroni di casa cercano di controllare le azioni del Deportivo che riesce a trovare la rete solo al 28° con Carlo Magno. Minuti finali che vedono i giovani del Castrum sbagliare due tiri liberi. Finisce 5-4 per i vigianellesi che con questa vittoria si portano ad un punto proprio dal Salandra. Mister, per come è cominciata la partita io pensavo che c'erano tantissimi gol oggi, poi è cambiata e è andata bene perché poi alla fine abbiamo dovuto stringere i denti. E complimenti ai ragazzi comunque perché l'ho visti molto grintosi e caparbi nel mantenere il risultato. Beh, abbiamo preparato la partita durante la settimana, aspettarli dietro la linea della palla, cioè nella nostra metà campo, e sfruttare le nostre caratteristiche dei ragazzi che noi abbiamo in squadra, cioè gli spazi. E direi che abbiamo fatto bene perché stavamo molto bene in campo, compatti e ripartivamo veloci. Diciamo una vittoria meritata per il senso tattico che abbiamo avuto in campo. Comunque complimenti agli avversari perché effettivamente hanno fatto pure loro una splendida partita, vero? Praticamente hanno preferito far fare il giro palla a loro e noi aspettarli nella metà campo e l'abbiamo fatto bene noi perché abbiamo preparato la partita in questa cosa. Bravi alla squadra avversaria perché merita i punti in classifica e più avanti di noi un punto. Oggi siamo andati a 18 punti, un punto da loro, quindi vuol dire che abbiamo visto una bella partita con due ottime squadre. Allora, io prendo spunto un attimino dall'esultanza di Panbianco. Abbiamo visto con un gesto di culla, questo è perché facciamo i complimenti al nostro capitano della C1, La Frocia, che oggi ha avuto le rede. Ci stavo arrivando io per concludere l'intervista. Facciamo un augurio al nostro capitano della prima squadra, noi la Frocia, per non so se è bimbo o bimba, È bimba, è bimba, quindi bimbo, augurone capitano. bimbo, bimbo, mi sono sbagliato. Augurone, Tantissimi auguri da parte di tutti noi. Ciao. ciao, ciao capitano, ciao, ciao, auguri.